Dice, ma insomma c'è il rammarico per questa partita non portata in porto, per tutta la serie di problemi ci sono stati sicuramente nel quarto set. Sicuramente il quarto set l'abbiamo buttato via, abbiamo fatto degli errori, io dico un po' stupidi, perché secondo me stavamo giocando bene, ci siamo persi un bicchiere d'acqua. Sicuramente di là è cresciuta Bergamo, soprattutto con la Piccinini, che ha cominciato a fare dei colpi incredibili anche sulle mani. Però ecco, rimane il rammarico che secondo me questa partita la potevamo portare a casa. Insomma, come prosegue dunque il cammino adesso di Pesaro in questa stagione? Perché certo bisogna ritrovare ovviamente le forze, dopo aver giocato comunque così, al di là di questi errori che ci sono stati, però il match è stato comunque altamente spettacolare in alcuni tratti, la grande reazione delle tue ragazze, un bellissimo gioco, il primo set, insomma, come si trova la reazione? Ma adesso è dura, Lo so. è dura anche perché insomma ci credevamo di passare almeno. Di arrivare in finale, secondo me ce la potevamo fare. Ripeto, abbiamo fatto degli erroretti, ma purtroppo questi erroretti sono capitati anche in altre partite, perché giochiamo a sprazzi, azioni bellissime, dopo commettiamo un po' degli errori, un po' così, delle cavolate che dovremmo eliminare, soprattutto errori magari di intesa, palle che cadono. Niente, dovremmo un po' lavorarci, crederci di più, ma alla fine nel complesso abbiamo fatto sempre una buona partita. Abbiamo giocato bene sia in attacco, in difesa, anche a muro. La differenza dopo, come ho detto prima, l'ha fatta una campionessa come Francesca Piccinini, che nei momenti difficili Esce sempre fuori, sì. esce sempre fuori e è riuscita a fare veramente un finale in salita, insomma. Vicino a te c'è anche la tua capitana, per caso, c'è Martina? Sì, c'è, ma Maurizio. Martina. Ciao, ciao a tutti. Allora, l'abbiamo chiesto al tuo mister, ma ecco, come si reagisce? Come troverete la reazione? Perché veramente è un peccato. Oggi avete giocato un buon match e poi però d'altronde qualcuno deve andare in finale e ci andate a Bergamo. Sì, adesso sarà dura perché eravamo lì, sentivamo una sensazione buona, cioè potevamo vincere proprio perché eravamo attaccate alla partita, eravamo concentrate, le ragazze erano tutte in palla, tutte motivate. Abbiamo, come diceva prima Paolo, un po' pagato la nostra poca esperienza rispetto magari ai giocatori che hanno loro di là. Basta un attimo di lucidità che cadono due o tre palloni facili e dopo sono quelli che ti rimangono un po', no? Certo. Sulla gola. Naturalmente adesso dobbiamo pensare che c'è ancora la parte finale del campionato, tutti i playoff. Sarà dura, come dicevi, trovare la motivazione, però sappiamo che anche lo sport è quello. Quando perdi così proprio per due punti puoi anche uscire dicendo che ce l'hai messa, dai, quasi tutta e che dobbiamo ripartire da questo risultato e lavorare più sulle cose che ci mancano. Anche perché, Martina, voi siete una squadra abituata a vincere, cioè siete campioni d'Italia. Insomma, la gente, secondo te, come reagirà a questa sconfitta di oggi, anche se è una sconfitta arriva al tie-break? È normale che ogni anno il campionato si scrive una storia a sé, perché è Certo. normale che ci sono sempre, no, in partenza delle squadre favorite, altre meno, però poi alla fine è sempre il campo che dice la sua. Sicuramente penso anche ai nostri tifosi o comunque tutto l'ambiente vicino a Pesaro ci sosterrà perché sono molto vicini a noi, però ecco, dobbiamo ripartire dalle cose che ci mancano, lavorare forte e andare avanti, che è sempre stata la nostra Ma caratteristica. quali sono le cose che vi mancano in maniera sintetica? Le cose che, scusami? Le cose che vi mancano in maniera sintetica, prova a fare un elenco. Beh, sicuramente un pochino partendo dalla ricezione, di essere un pochino più precisi, già stasera rispetto ai nostri standard penso che non è andata così male. E No, poi 71% di doppia positività contro 78 di Bergamo. ok, quindi infatti stasera siamo andati abbastanza bene su quel punto di vista lì, ma sicuramente le palle facili, quando arrivano le free ball, di essere proprio spietate con le palle facili, di metterla in testa alla Francesca per riuscire poi a fare i giochi nostri veloci, ecco, quindi ecco, di cercare di sbagliare meno su quelle cose lì, essere più spietate sui pallonetti che cadono, sulle palle in mezzo mia tua, tutte queste cose che dovrebbero venire anche un po' naturali. Lorenzo, lascio la parola a te. L'analisi del match con mister Tofano. Ma penso che
sicuramente ci sia un grande rammarico. Infatti io, Paolo, voglio chiedere se sono più complimenti a Bergamo, che ci ha creduto fino alla fine, o più un mea culpa da parte della propria squadra, della sua squadra, perché a un certo punto su quel 21-19 del quarto set, ma anche 14-11 del terzo, sembrava che Pesaro avesse proprio la partita in mano, anche dal punto di vista di quello che stava succedendo in campo. Bergamo era una squadra confusa, Bergamo era, non dico che stava aspettando, però, e loro non hanno saputo sfruttare delle occasioni molto facili. È chiaro che adesso si sta parlando di una grande delusione, ma personalmente penso che non sia un dramma. È vero che, che Pesaro è la squadra che ha vinto gli ultimi tre campionati italiani, però non è che si può pretendere che la storia sia sempre quella, anche perché altrimenti la pressione diventa al limite della sopportazione. Penso che Paolo sa perfettamente dove deve lavorare con la propria squadra, perché le conosce molto bene. L'hai già detto tu prima, hanno avuto un cammino non facile quest'anno. Nell'ultimo mese gli è venuta a mancare una giocatrice, penso, molto importante per l'economia di questo gioco, soprattutto nel fondamentale dell'attacco. Infatti Saccomani penso che, nonostante la giovane età, abbia disputato una buonissima partita anche oggi. Quindi penso che da queste opportunità, da queste possibilità, si possa creare un gruppo molto più giovane e vincente, anche per un progetto futuro, per un programma che non deve essere solamente a breve termine. È chiaro che nel mondo dello sport ce n'è sempre una sola che vince. Oggi ha vinto Bergamo, domani non si sa chi vince la finale.